ci devi stare. Guardalo, eh. Inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Oh no! Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più. Vabbè, mi ha gritato. Beh, zitto! No, si può amare da morire, ma morire d'amore no. Ah, no. Purtroppo è arrivato mercoledì. Mercoledì. Ogni tanto arriva, sai, una volta a settimana di solito. È sinonimo di una sola, anzi due parole. Quattro parole. Quali? La baia del disagio. Noi lo facciamo ogni mercoledì live, esatto, su Twitch, ma non è che facciamo solo Temptation Island, facciamo anche un sacco di altre cose dal lunedì al venerdì. A volte, anzi spesso, oramai anche i pomeriggi, perché va detto, esatto, anche il pomeriggio noi giochiamo. Quindi venite su Twitch, ragazzi, esatto, dai. Su Twitch, c'è il link in descrizione. Temptation Island. Lui di nascosto. Non, io questo qui lo dovessi beccare di notte, mi toccherei le palle. Tipo un gatto nero. Mamma mia. Io ho un interesse verso di te. Chiappami. Sbattimi al muro. Sbattimi al muro. Aspetterà di presentarsi al falò di confronto con il fidanzato. Lo stiamo per scoprire, ma ora subito. Io ricordo che nel caso fortuito in cui dovesse arrivare la buon Serena, in quel caso potrebbe comunque arrivare, secondo me, da... Come stai, Davide? Ti nasconderei qualcosa se dicessi che non sono nervoso. Sono nervoso, soprattutto. Beh, perché devo vedere. Sei abbastanza notato. Arriva o non arriva? Sì, ma arriva! Ma... Il cuore che va al mille... La mano è ferma. La minchia che invece è mosh. È arrivata. Sì, adesso mi fa, no, ma ti spiego. No, ma fuori di questa espressione non è. No, avuto... lui è praticamente la stessa espressività di Pirlo. Sì, uguale a Clark Kent di Smallville. Stava volando giù dalla collinetta lei, o sbaglio? Sai bene come sono fatto. Iniziavi, insomma, a relazionarti con un altro. Questo mi ha dato forza di là. Cosa gli ha dato? Forza. Vuoi sapere cosa penso di questa storia? Le circostanze, i tempi, i luoghi. Non ci sono. Se sto curiosa qui, è normale che stare curiosa pure fuori. Cioè, io sono stata chiara con lui, chiarissimo. Si sta difendendo. Scusami, Serena, perdonami. Eh? È un bel ragazzo, ok? Ti piace? È un problema per te perché non ci sono contenuti. No, non ho capito. Quindi ti piacerebbe, diciamo così, frequentarlo al di là. Ma anche al di là di Temptation, io vorrei sì. Tipo l'ex, no? Ettore mi vuole mettere cosa? Ah, delle domande. C'è un punto interrogativo tatuato sulla minchia per quello che gli vuole mettere una domanda. Io ti sono venuto in mente oppure no? Dimmi la verità. Ti dico la verità. No. Pensato con te, no. Cioè all'inizio non mi sei mancato tantissimo. Se stoppi puoi vedere l'esatto momento in cui è morto dentro. Come Ralph, sai, nei Simpson. Adesso lei ride. Beh, lei non lo sta aiutando. Minchia, no. Ma non lo deve fare. Mentre guardavate questo video tu sorridevi. Io ridevo tanto. Cioè io sono proprio felice. Guarda lui. Anche lui è felice. Ma anche lui è felice, sì. E io te l'ho sempre chiesto quel sorriso in più. Lo sta facendo. Lei... È il suo modo di esprimere le emozioni. Palesemente è lei che non vede. Cioè, uomo, dimostramo. Acchiappami e sbattimi al muro. Cioè, volevo in qualche modo dirgli: se a te ti dà fastidio così tanto, vai via. Oppure mi dimostri qualcosa. Perché non gliel'hai detto così? A dirgli, secondo me, tu gli piaci. Non andare da Speranza. Acchiappami, schiattami in un muro, dimmi. Cioè, lui è problematico. Lei si è rotta palesemente le palle. Boh, mollalo. Che lo vedevo cupo, intristito. Quindi cosa dovrei fare? Che a lui, raga, buono espressivo, ancora. Lei è predisposta a tutto, piedino, cioè lei mi ha detto piedino. No, ma ti spiego, piedino intendeva quello della Valle Incantata. Esatto. Lei è disposta a vedere il film. Mettere il piede, metti tutta la gamba, giustamente, la terza. Esatto. Lei continua a ridere, lui è una maschera di cera. Ale, ti giuro, io non ci vedo nulla. Io abbiamo visto lo stesso video. Sono contenta del percorso che ho fatto, di essermi messa in gioco. Lui è un uomo a terra, distrutto. Sai che cosa mi sembra? Mm-hmm. Mi sta ingombendo sempre di più.
Cioè, io una persona così pesante nella mia vita non la voglio. Tu hai maturato questo, quindi? Sì, io ho maturato questo. Questa è una cosa che ci può stare. Ma lui che cazzo ha maturato? Lui comunque si sta provando a controllare. Cioè, Ale, io quando sono entrata nel villaggio ho visto il paradiso all'improvviso. Piraccioni! È andato tentatore, ti ha fatto vedere il pesce innamorato, però. Io supero il costume, supero il divertimento. Non riesco a superare nella mia mente il fatto che tu non abbia pensato a me per questi giorni. Non è vero che non abbia pensato quello. A te. Io non sono spaventato di quello che potrebbe essere fuori. Io sono spaventato del fatto che... Cioè, se venga a riprendersi i panni, ecco, di cosa sono spaventato. Ale, io sono una che è molto concreta. Se avessi avuto un minimo... Abbiamo capito. Cioè, le cose che abbiamo affrontato... Mi dà anche fastidio. Nonostante la mia dipendenza. Ho preso la mano. Siamo tutti d'accordo che lui ha i suoi problemi e lo sappiamo. Pieno di problemi, anche gravi. Ok, anche lei. Non è una coppia che piace zero. E quindi escono insieme questi due? Così pare. Mi vado a mettere nella situazione peggiore. Per me, con il ragazzo mi potrebbe piacere di più, perché se vinco questa è la dimostrazione definitiva che io voglio stare con te. Io non fatico a dirvi che non ho capito un cazzo. Si sente cambiato, ha detto che ha capito i suoi errori. Il fatto che lui non abbia fatto una scenata di gelosia... Vabbè, è già dimostrativo del fatto che ha capito. Sì. Serena? Sì. Escono insieme, raga. Ok, vogliono uscire insieme. L'amore ha vinto, l'amore ha vinto. L'amore ha vinto sulla gelosia, l'amore ha vinto, l'amore ha vinto sull'altro... Ma non vedi l'amore, non vedi l'amore. Questo lo percepisci, non lo senti. È la spiaggia del raccapriccio. Secondo me, raga, può calare sipario. Ma non è più disponibile. Io pensavo comunque all'inizio uscisse la foto lui e Nunzia. Ormai sì, è vero, una cosa di speranza. Infatti, la fidanzati da due settimane. Nel senso, riniziamo il giro. Sì, no? Sì, è vero. Facciamo un giro. Che pensavo comunque che il cazzo faccia seguire. Prestate, ma pure abbracciato. Io sto buono. Che pensavo comunque la pasta male. Oh, se lo dici uguale di fila, ti do 100 euro. Speranza viene chiamata nel pinnetto. Le immagini che vedrà confermeranno il pentimento di Alberto? Scusate, ma cosa confermerebbe? Eccolo. Si è pentito Alberto? Forse non era il modo giusto di farlo capire. Difficilmente me lo vento, dice lei. È importante. Mare, luna, stelle. E amici! Pensate un po', raga. Ma cosa devi pensare ancora? Non capisco. Vuoi chiamare sto falò? Lei gli sta dando un po' troppo da, cioè, da star lì a fare cosa vuole, eh. Dire che sono cose, solo cose positive. Sono sensazioni positive. Ma che cazzo ha detto? Abbracciatela bene, vai. Tu qua c'è la stro... comunque sono di supporto psicologico. Sì, ma io sì, voglio vederli uscire insieme adesso, eh. Ma cioè, lui annunzia. Io me lo auguro. Vai. Mi sono fatti una bella dormita. Ma scusa, ma il pentimento dov'è? Ma non capisco dove sia il pentimento. Ma l'ho presentato dicendo il pentimento di Alberto. In fondo, quanto c'è pentimento? Non c'è mai pentimento. Perché qua è tutto bello, no? Ma tu cosa pensi che lui possa dirti? Questi due escono insieme. No, se escono insieme io perché ti giuro. No, mi rifiuto. Lui non la vuole lasciare. Wow. Oh, non ha soffiato talmente forte che si mostra il costume di quella davanti. Poverino, però. È proprio l'unica che mi è massacrata dall'inizio alla fine. Sono al di là delle battute che facciamo. No, però dai, mi dispiace. Vabbè, lei sembra una brava donna. Sì, sì. Speranza sta per affrontare il suo imminente falò, durante il quale vedrà un'intimità molto forte fra il suo fidanzato e la single nuova. Cioè, più di prima. Perché è più forte, vuol dire che l'ha buttato. È l'unica... Sto facendo una visita ginecologica come minimo, perché... Anche se, per come la penso io, lui a lei l'ha già tradito. Ho affettuoso oggi. No, ma perché? Ma commenta più l'altra che lei. Sappiamo bene che un po' tutto questo condiziona l'istinto. Lo sappiamo, no? Oh no, beh. Ancora, che palle! 10 minuti e parlano di trattenersi. Madonna. Guarda, dai, va, baciala! Baciala, dai. Baciala, che malfalò, lascia la tua ragazza. Ma limone, la broschi. Guarda come me l'hanno fatto questi due. Guarda come me l'hanno fatto questi due. Perché non è oggi, non è domani, cade ancora.
come i miei coglioni che sono per terra. Vuoi chiamare sto falò? Ma sono tre settimane che va avanti con l'altro che si sta scopettando un'altra. E questa non chiama niente. Scopettando! Oh, un altro video per lei. E vabbè. Vabbè, dai. Qua io sta appoggiando. Sì, vabbè, dai. Guarda come sta facendo, guarda. Il classico pucciare. Raga, qua c'è il bar. Lei? Occhio. Guarda, vabbè, va un attimo. È fatta. Il formichiere. Che almeno ficca la lingua in una narice. No, vabbè. Però, sì, raga, io non vorrei essere. Ma Maria. Bolle come il mio bollito. Vabbè, ma stanno baciando. No, era detartrato. Occhi che hai, sta guardando la nuca, Cristanto. Credo. Voglio continuare a crederci. Ma lei sta gonfiando la guancia. Si è perso proprio i lumi. Non credo, Speranza. Credo che. Secondo me i lumi. Li spegne dopo. E vabbè, si rispondono alla domanda con una domanda. Potrebbe anche la maschera di Damasco. Vorrei mettermi e andare là con me stesso. Dove gli ha dato? Vabbè. Gira rossa tanta rita. Chiediti sto spiedino. Ma come ha fatto a segnare la sua? Ha usato la minchia come salto con l'asta, praticamente. Sergei Buca. Ad oggi io le cose ce l'ho in mano. E quindi ce l'ho in mano. Infatti. Bella portata. Bella atmosfera. Ma si rendono conto che sono ridicoli? Sì. Ma baciala. Che cazzo cambia? Ma no, neanche. La cosa giusta da fare in questo momento è chiami la tua ragazza, la lasci. Ma lei ancora non ha capito che l'ha tradita. Cioè che la sta tradendo. No. Madonna, mi sta facendo salire veramente. Sta venendo un'ulcera, fa vedere sti due. Dai! Ma l'ho fatto un limone. In un'edizione, un limone. No, niente. E si abbracciano. E si strusciano. E si annusano. E non si lavano mai. Cioè, gliel'ha messo? No, vabbè, sta anche. Sono insopportabili. È veramente insopportabile sta roba. Tutto è acqua e menta, sta bene. È vero. Oh no. Te prego, non amarmeno. Oh, non posso. Nunzia, te vorrei spatter la minchia, ma non puoi. Ma leva su e giù. È normale questa cosa? È l'acqua. Credo sia l'acqua, spero. Io veramente non li sopporto. Io comunque vorrei. Ma sarei anche disagio guardarmi. Io vorrei fare un grandissimo applauso a lui. Perché per comunque per resistere così. Madonna. Cioè, vuol dire che è proprio innamorato. Sì, lo sta dimostrando. È palesemente innamorato. Ah, ecco qual era il pentimento. Lei chiama il falò, spero, dai. Palese, no, ormai. Io gli do ancora. Gli do ancora una possibilità, perché io ancora il sentimento lo vedo. Però ad oggi io devo avere un quadro completo. Ma come devi avere un quadro completo? Ma ce l'hai! Calmati. No, non ne so. Calmati, Luca. No, li odio. Calmati, un viaggio nei sentimenti. Non nella violenza verbale. Calmati, Luca. Stanno facendo un percorso. Versamela in testa per calmarmi, sta camomilla. È l'unico modo. Io in negativo e in positivo, io questa cosa me la devo risolvere io. Vabbè, raga, ma non ha senso. Io le cose ce l'ho in mano e quindi gli posso mostrare tutto. Ah, ce le hai, quindi? E non c'era niente, io a questo video è rimasta. Ma tra l'altro io mi arrabbio con lei che non chiama il falò. Lei lo aveva chiamato il falò. E sono quelle altre che le hanno detto di non farlo. Però tu sei tu e le tue decisioni le devi prendere. Ma sì, chiama sto strafava di falò. Ma cioè, a volte pensi, ma che ho fatto di male? Ma niente. Si può amare per due persone. Si può amare da morire. No, morire d'amore no. Prima va il giorno che io scoppio. Ma sta scoppiando anche lui, c'ha due palle così. Sì, lui ha due rognoni di toro. Mi sento un attimino rinato. Tirato? Rinato. Rinato, mi sa che l'ha evacuato. Senti, vorresti ancora vedere un video? Ma non c'è mai stato un video. Non ho video per te. Ma per forza, è disperata. E niente, fanno tutte così le sue puntate. Adesso per loro che si annusano, no? Non ci credo, di nuovo. Sono Zan. E basta. Non si calma. Sempre tu me mentre devo dormire. Che coordinano gli occhi. Sì. Che cammello. Se ti guardo. Non ti imbarazzare se ti guardo. Fare il timido. Chiara, ti giuro che se si baciano esulto come
gol di Grosso nel 2006. Se qua di Grosso c'è solo un'altra cosa in questo momento. Guarda, ma ok, beh, sull'occhio la bacio. Perché Speranza ancora non ha capito bene. Madonna. Ti sta spuntando la prego. Sì, la prego, sta spuntando. Sta spuntando il c***o della coperta. Sì, ma zia, la colpa è anche tu adesso. Che stai lì a guardare senza reagire, senza far nulla. Completare un po' il tutto. Nel caso vuoi, andiamo in barca e rientriamo domani. Rientriamo domani? Ah, Speranza. Se vuoi ti facciamo tutti Italia un disegno, così magari lo capisci. Alberto e la singola Nunzia vanno al weekend da sogno. È arrivato il momento. Io non ho veramente più parole, anche per Speranza però. Sì, no, ma io sono d'accordo con te. Però posso dirti allora, una cosa, conto... se tu ti ricordi, lei alla seconda puntata, all'inizio già... Ha detto che voleva... Fino a che punto? No, aveva chiamato il falò. Alessia e le altre... Le hanno detto, ma no, vediamo fino a che punto arriva. A che punto arriva, è vero, sì. Tra un po' gli ha il punto, glielo metto no, proprio ma, dentro. No, ma guarda che lì gliel'ha parcheggiato, Telecamera infrarossi, nave, due giorni fuori. Secondo me non c'era solo un albero maestro su quella nave.